Genova è città di mare, abituata a sentire sulla propria pelle il sale delle difficoltà. Sarà per questo che la Sampdoria, dopo la prima retrocessione in Serie B, si rimbocca presto le maniche per tornare nel massimo campionato. Il nuovo presidente, Arnaldo Salatti, provvede immediatamente a confermare Fulvio Bernardini come allenatore e si decide ad investire concretamente per rinforzare la squadra. I nomi sono altisonanti e su tutti spiccano gli ingaggi di Roberto Vieri e Fulvio Francesconi, due che si riveleranno decisivi nell'aiutare il professore a riportare la Sampdoria in Serie A al termine di una memorabile cavalcata. La presidenza Salatti, malgrado i buoni risultati, dura poco. Nel 1968 c'è un altro cambio al vertice. Ecco comparire sulla scena Mario Colantuoni, l'avvocato di campagna. Non cambia il trend degli ultimi tempi, ma dà il là ad una sorta di operazione simpatia, capace di esportare fuori dai confini liguri l'immagine di una realtà pulita e leale. Alle cessioni di lusso, come quelle di Bob Vieri, Francesco Morini, Romeo Benetti, Mario Frustalupi, fanno da contraltare acquisti del calibro di Giovanni Lodetti e Luis Suarez, campione spagnolo sul viale del tramonto ma dal talento cristallino, oltre che primo pallone d'oro della storia ad avere vestito la maglia blu cerchiata. Grazie proprio a Lodetti e Suarez e anche alle esplosioni di giovani come il libero Marcello Lippi e il centravanti Armando Cristin, il Doria comincia a navigare su una nuova rotta. L'obiettivo primario dei blucerchiati è ora la salvezza, traguardo raggiunto non senza affanni, anzi, spesso e volentieri, all'ultima giornata, come nel campionato 1972-73. Nell'estate successiva, sulla poltrona di numero uno del club, siede Giulio Rolandi, il quale resta di fatto in carica per una sola stagione, prima del ritorno di Lolli Ghetti, già presidente, nei primi anni 60. Ma ancora una volta le cose non vanno come tutti si auspicherebbero. I blucerchiati faticano a vincere e chiudono penultimi in Serie A, evitando la retrocessione solo grazie ad un ripescaggio legato alla presunta combine tra Verona e Foggia, entrambe spedite in Serie B con il Genoa. La Sampdoria prosegue dunque acciaccata ma indenne nel suo complicato cammino stagionale verso la sopravvivenza, con un 12° e un 13° posto. Ma il baratro, ahinoi, è di nuovo dietro l'angolo.